andavate pure dentro. Vorrei sapere, nel mangiare i bava, cos'è quella la molla che spinge i devoti a essere austeri? Abbiamo visto, si vede, leggiamo tutti i giorni di Raghunath Das Goswami, che la sua grande austerità. Volevo sapere se era l'amore, se questo rati, che cos'è questo che li spinge a essere sempre più austeri. Ok. Satyarati. Desiderio di servire. Com'è? Il desiderio di servire. Insomma. Satyarati is asking that if we see life of Raghunath Das Goswami, he was very austere. He was doing a lot of penances. So he understands that more one progresses in Manjari Bhav Sadham, and more you might feel to do austerities and penances. But in this case, what is that makes one to do austerities, like the law of the Radhi, how one feels to do certain renunciation and austerities in this sadhana? Can I suggest something? My voice is sub-choking, so I will request to Jananda Maharaj, he will explain. Because la voce del Gurudev non sta bene, non c'ha voce, purtroppo, che si è riraffreddato. Quindi chiedo a Jayananda Maharaj di spiegare. Okay, thank you. Grazie. So, Gurudev's little voice is not so very good, so I try to humbly explain. Cioè, mi dispiace, la voce di Gurudev non è buona, allora proverò io umilmente a spiegare. Thank you, Maharaj. Dorziani. So there is two way of life, material life and spiritual life. Ci sono due vie nella vita, vita materiale e spirituale. And material life means I'm this body. To satisfy sense of this body is my goal of life. This is material life. Vita materialista significa che io sono questo corpo e voglio soddisfare i sensi del corpo. So spiritual life means I have spiritual body. And in this Raghunath Das case, I am Torasi Manjari in my spiritual body, my Swarupa. And my aim of life to please my Swamini, Srimati Radharani. Vita spirituale significa essere coscienti del proprio corpo spirituale, come nel caso di Raghunath Das Goswami, che era cosciente di essere una Manjari, e con quello voler soddisfare soltanto la propria Swamini. So if we advance spiritual life more and more, then simultaneously material sense gratification is disgusting. Quindi più progrediamo nello sviluppo della vita spirituale, e più il godimento dei sensi, dei sensi del corpo materiale, diventano disgustevoli, ci fanno schifo. So this is naturally coming, not by force. Quindi questo non avviene attraverso una forzatura. So, like by the bhakti is one sense, like forcefully we try to do, not to do this, not do that. Attraverso la pratica della Vaidhi Bhakti uno cerca di rinunciare a determinate cose in un modo forzato, che uno si sforza e pensa non devo fare questo, non devo fare quell'altro. But the spiritual life is I love Swamini, I have Rati. Strong attachment, love, or strong feeling for Radharani, Swamini. So therefore I want to please her. Però nella Raga Bhakti uno ha un naturale amore, attrazione
e devozione per Swamini, per Radharani, e quindi è naturale per quel devoto voler compiacere la propria Swamini. So therefore, the more advancing spiritual life, in other words, more realizing in Swarupa, the more disgusting material sense gratification. Quindi più uno avanzato nella vita spirituale, nella coscienza, nella pratica della propria Svarupa, e più il godimento del corpo e dei sensi diventa disgustevole. At first, Raghunath Das was eating ordinary, you know, let's say, like ordinary, you know, food. Raghunath Das Goswami era solito, prima che rinunciasse a tutto, mangiare cibo così normale come ogni altra persona ordinaria. Then love is increasing, prema is increasing. For attachment, Swami is increasing. Swarupa is awakened. So much. Piano piano il suo amore, il suo prema cominciò ad aumentare, la coscienza, la consapevolezza della propria Svarupa cominciò ad aumentare, l'attaccamento verso Swamini cominciò ad aumentare. Then he reduced eating. E quindi piano piano ha ridotto la quantità di cibo che prendeva. And then he only like fruits and buttermilk, eccetera. Fino a quando poi arrivò che mangiò soltanto della frutta, del latticello. And Rupa Goswami, Sanatana Goswami left his body to enter Nityalila. Cioè, Rupa Goswami poi lasciò il corpo per entrare in Nityalila. Then his longing, greed for Swamini is so much increasing. E dopodiché il desiderio verso Swamini, di raggiungere Swamini, di Raghunath Das Goswami, incrementò ancora di più. So he gave up the kind of solid food, even fruits gave up. E quindi in quello stadio rinunciò anche a qualsiasi tipo di cibo solido, anche alla frutta. Just, you know, one cup or, you know, of buttermilk or something like that. Prendeva soltanto un bicchiere di buttermilk tipo latticello, quello che c'è tra lo yogurt oppure quando si fa la pasteurizzazione. Prendeva soltanto un bicchiere di questo al giorno. We also seeing like Mohan Baba, Sadhu Maharaj, our Guru Dev's god brother, who attain Siddhi. Anche Radhamohanda Sbhava, un confratello di Gurudeva, noi conosciamo di come lui abbia raggiunto le Siddhi. So he did bhajan in Barshane, maybe around 22 hours a day. Lui eseguiva il bhajan a Barshane per 22 ore al giorno più o meno. He ate once a day, and even his during chanting and his eating. Left hand, something like that. Mangiava una volta al giorno e persino quando mangiava non ce la faceva a fermare il canto e quindi mangiava con la mano sinistra e con la mano destra continuava a cantare. Because the taste of chanting holy name or chanting maybe Gayatri was so tasty. Every time he feel a presence of divine couple or Srimati Radhana. Perché il gusto che aveva nel cantare il santo nome, Sri Diksha Mantra, era così alto, così elevato, che lui sentiva costantemente la presenza della propria Swamini. And or even he entered the lira of Radhamohan. Oppure entrava proprio nella sua coscienza spirituale nei lila di Radhamohan. So therefore, if we advance spiritually, slowly, slowly, we disgust automatically this material sense gratification. Quindi piano piano, mentre avanziamo nella vita spirituale, automaticamente proviamo un rigetto verso i piaceri di questo mondo. Today we are reading in the Bhagavatam in front of Gurudev. And then bhakti is two type of bhakti, mixed bhakti and pure bhakti.
Oggi leggevamo il Bhagavatam e qui con Gurudev veniva descritto di come ci sono due tipi di bhakti, la bhakti che è mischiata con altri elementi e la bhakti pura. Mixing bhakti is mixing kind of fruit of mentality, karma and jnana, kind of, you know, desiring liberation. La bhakti mischiata è quella bhakti che è contaminata dal desiderio di liberazione e di speculazione mentale. So if we drink pure water, it will be very nice. Se noi beviamo dell'acqua pura, pulita, sentiamo una bella sensazione. But mixing some little poison is very, very dangerous. Se però ci mischiamo qualche tipo di veleno, allora diventa molto pericoloso. So this purity is very important. Quindi questa purezza è molto importante. So purity, what is purity? Che cos'è la purezza? To please my Ishtadeva. Con piacere la mia Ishtadeva. Not for myself. Non per me stesso. This is say, pure bhakti. Questa è la pura bhakti. Especially no karma, no jnana, no yoga. Che significa bhakti non mischiata con il karma, yoga e jnana. So Raghunath Das is completely fixing his Swarupa Bhesha. Nel caso di Raghunath Das Goswami, lui era completamente centrato e fisso nella sua consapevolezza, nella consapevolezza della sua Swarupa. Tulasi Manjari o Rati Manjari. Di essere Tulasi Manjari o Rati Manjari. So he has relationship with the Ishtadeva. Quindi lui era relazionato con la sua Ishtadeva. So today we are reading Bhagavatam and then we found out Prabhupada always saying the relationship, how to revive this relationship with Ishtadeva. Quindi oggi leggendo lo Srimad Bhagavatam ci siamo accorti di come Prabhupada nei suoi commenti ha sempre stressato molto a riguardo della relazione e di come evocare questa relazione con la propria Ishtadeva. Today I have read one sentence. Bhakti means to establish relationship with the Lord. Oggi abbiamo letto questa frase che la bhakti significa stabilire una relazione col Signore. Then if we have relationship, he does not care for personal enjoyment. E colui che è relazionato col Signore non si preoccupa del proprio piacere. Because the spiritual taste, rasa, feeling so intense, so tasteful, so he does not interest in any material enjoyment. Perché lui è così preso nel rasa della relazione che ha stabilito con la propria Ishtadeva che non è interessato in alcun tipo di piacere personale. So this is my humble sharing. So if anybody could share more and welcome. Quindi questa è la mia umile condivisione riguardo questa domanda. Se c'è qualcuno che vuole condividere qualcosa, benvenuto. We have a dear Suniti Didi. Siddhanta Maharaj also here. So if we want to share. Thank you, Maharaj. Thank you, Maharaj. Yes, this is a very good question. Actually, a few weeks ago, I also, that thought came in my mind. I was asking the same question to myself. And then when I didn't even hear the English, I could hear the Spanish. The Italian, I could also sense in the Italian the same questions coming. So Maharaj gave a perfect answer to this. And what's important for us sadhakas, if we're on this path, is not to try to imitate, not to try to force, not to try to artificially perform these austerities with the expectation that this will increase our bhav. This is not the proper way to do it. That again, to emphasize Maharaj's explanation, this renunciation, these practices are simply a byproduct of this increasing bhav. And this is naturally occurring. So it's not like he's forcing it or he wasn't
artificially trying to attain something through the austerity. Questa stessa domanda me la stavo facendo anch'io qualche giorno fa, e Jaina Namaraj ha spiegato molto bene di come questi stati di austerità e di rinuncia devono essere completamente naturali, non devono essere uno sforzo finto, non ci dobbiamo mettere in una posizione in cui non siamo, ovvero se avviene per via dell'assorbimento che abbiamo nella coscienza spirituale, allora va bene, perché naturalmente non proviamo gusto per il godimento dei sensi di questo mondo. Ma se non siamo in quello stadio e facciamo finta che non ci piacciono le cose di questo mondo, in realtà è soltanto un'austerità, una rinuncia falsa, è una copia fatta male dello stadio reale. However, I want to get some confirmation from Guru. I think that we should have some kind of a regulation on our material consumption. So things we eat, things we do, conscious. We should be conscious about it and not just, oh, I just do whatever comes to my mind. I just enjoy whatever I can. And later the renunciation will come. No, I think we have to have some consciousness, some effort to regulate our habits. Maybe Gurudev can say something about this. Questo non significa che comunque sia devo pensare, vabbè, quando raggiungerò l'amore, allora naturalmente rinuncio alle cose di questo mondo. Dobbiamo comunque sia, a seconda del nostro stadio, imporci qualche regolamento. Dobbiamo fare le cose con coscienza su quello che mangiamo, dove andiamo, cosa ascoltiamo e quant'altro. Dobbiamo comunque sia un minimo cercare di regolarci per far arrivare alla rinuncia austerità vera, che può avvenire soltanto grazie a quello che abbiamo spiegato prima. Thank you, Maharaj. I want to say very shortly because my voice is not good. Anche io spiego molto brevemente perché la mia voce non è forte. You know, swimming. You know swimming? Sapete nuotare? Yes. Swimming. And one is diving in. Yeah. Una cosa è il nuotare, e una cosa invece è immergersi, andare sott'acqua. And diving, you get the pulse in the ocean. When you dive, you collect something. That was always collecting. Colui che fa il subacqueo, che quindi va giù nel fondo dell'oceano oppure su degli scogli che va sotto l'acqua, riesce sempre a prendere qualcosa. Anzi, spesso le persone vanno per poter prendere qualcosa. But if you say to swimmer to dive, they cannot do. Se però lo chiedi al nuotatore di farlo, lui non è capace. And if you say to diver, he can swim. Se però chiedete a quello che fa il sub, allora se però chiedete a quello che fa il sub di nuotare, lui lo può fare. Diving is one place. Swimming is many area you can swim. Quando uno fa il sub si concentra in un unico posto, mentre colui che nuota gira in diversi punti. And you have to be very intelligent to learn the association with the diver. E per fare il subacqueo uno deve essere abile, lo deve imparare con l'associazione con altri che già lo fanno. And you have to learn good way to how much you can stay in the water. E uno lo deve imparare in un modo tale così che può rimanere sott'acqua più a lungo. So, Manjari Bhav is a diving. Quindi il Manjari Bhav è come il fare sub, immergersi. Always practicing to be one place without any diver. Praticare costantemente per essere fissi in un unico punto, senza divergenze. Second is swimmer. He only wants to collect the knowledge. What is in ocean of this place?
arriva. Mentre colui che nuota rimane soltanto in superficie e si sposta per collettare la conoscenza e diverse informazioni utili a riguardo dell'oceano o fiume. Collecting knowledge is good, but it's not bring to the result. Collettare conoscenza va bene, però non ci porta al risultato, all'obiettivo. So, diving is a Manjari Bhava. When we come to our feelings, Bhavavi, Bhav, feelings, living in the feeling of my Ishtadeva relation. And that feeling, that relation feeling, that I start to decide to dive. Quindi il Manjari Bhava significa immergersi, vivere nell'immersione, nell'immersione dei sentimenti che si risvegliano con la nostra Ishtadeva. E quando questi si risvegliano, poi io quello che voglio fare è soltanto immergermi ancora di più, andare ancora più in profondità in questi sentimenti. And you have to live with that consciousness, that who are you. E uno deve vivere in quella coscienza di chi sono io. And you have to visualize the thing in that feeling. E uno deve visualizzare le cose attraverso quei sentimenti. Feeling give you rasa. I sentimenti sono ciò che ci dà il rasa. And rasa give you feeling. E il rasa anche ci dà i sentimenti. And when rasa and feeling become together, that is ananda. E quando il rasa e i sentimenti si uniscono, allora diventa ananda. What is it? Rasa. Che cos'è il rasa? Is it Krishna, raso vesa. È Krishna. And what is feeling? E i sentimenti? Highest feeling is Radhika. I sentimenti più elevati li possiamo trovare in Radhika. And if I have no feeling, I cannot understand. E se però io non ho sentimenti, allora non la posso comprendere. I'm very far from them. Sono molto lontano da lei. So, if his desire is there to develop the feeling in life, then you start moving for Radhika service. Colui che ha desiderio di voler sviluppare sentimenti divini nella propria vita, allora comincerà a muoversi verso il servizio di Radhika. And Manjari Bhava is one pointed Radha service. E il Manjari Bhava significa essere completamente centrati nel seva di Radhika. This has to practice and every day then this feeling comes. It's not one day I say you understand without practicing it. Questa è una cosa che va praticata ogni giorno per poter comprenderla. Non è che adesso ve lo dico e in un giorno si capisce. Thank you Gurudev. Dammi le tue benedizioni che possa ottenere questo, quello che hai detto. Give me your blessing so that I can achieve what you just explained. More easy and more natural. More easy and more natural. In realtà questo è più facile e più naturale. If you take the Prabhupada Bhagavad Gita, last sloka, and the last purport of that. Se uno prende la spiegazione di Prabhupada nell'ultimo verso, l'ultimo capitolo della Bhagavad Gita. He mentioned that because of we are soul, we are part and parcel of Krishna, so we are conditioned, we are marginal and very independent. Lui descrive che dato che noi siamo delle particelle di Krishna, siamo una potenza marginale, indipendenti and conditioned. E condizionati.
ping pong. Come una pallina da ping pong. Very independent, like Krishna. Molto, we don't want to listen. Molto indipendenti, così come Krishna, non vogliamo ascoltare nessuno. And we are conditioned with my senses, my body, my ego and everything. Siamo condizionati con il mio corpo, i miei sensi e ogni cosa relazionata ad essi. And the last line of is this, that we cannot be a normal, means we are abnormal. Sull'ultima riga lui scrive che noi siamo in uno stato di che non siamo normali, anormali. If you have Bhagavad Gita, what? Se la Bhagavad Gita la puoi aprire? Normal, I cannot be normal. Io non posso essere normale. Vale. Without taking shelter of the giving potency. Senza prendere rifugio nella potenza interna del piacere. Yes, we are totally abnormal and we want to live abnormal life. Significa che noi siamo completamente anormali e vogliamo vivere una vita non normale. If we not take the shelter of Radhika, se non prendiamo rifugio in Radhika. See the 10-10. Guardate capitolo 10 verso 10. He said, when we assign Krishna, lui scrive che quando noi firmiamo con Krishna, Krishna is a way of progress. Krishna è la via per il progresso, la via del progresso. Is not a goal, non, è, a progress. Non è l'obiettivo, è ciò che è nel progresso. Then we got the mercy and we slow and study and the ultimate goal. E quando noi firmiamo con lui significa che riceviamo la sua misericordia e dopo che riceviamo la sua misericordia costantemente e lentamente possiamo dirigerci verso l'obiettivo ultimo. Capitolo 10 verso 15 che non si può comprendere Krishna senza la sua energia. Chi è l'energia di Krishna? I devoti. Chi è questa energia? Then you know only Krishna, and you don't want to know the energy. Is right complete understanding? Se noi vogliamo conoscere Krishna senza la sua energia, è una comprensione completa? No. Say no. Not clear understanding. Before, maybe yes. Now we met you, not clear. No. What no? It's not clear understanding to know Krishna without his energy. Impossible. Krishna cannot understand how I will understand him. Krishna stesso non può comprendere se stesso senza la sua energia. Quindi come posso io comprendere lui senza la sua energia? Ci blocchiamo. Page 4, introduction. Introduzione alla pagina 4. He say Sarup and Sarup Siddhi. Lui parla riguardo della Svarupa e della Svarupa Siddhi. Is the goal. Svarupa Siddhi è l'obiettivo. What is meaning of Sarup Siddhi? We have to research or not? We have to research or not Svarupa. Cosa significa Svarupa Siddhi? Dobbiamo ricercare cosa significa? First we have to know Svarupa. Per prima cosa dobbiamo ricercare e capire cosa significa Svarupa, dopodiché Svarupa Siddhi. What is meaning? Cosa significa? Why he write this?
Perché lui ha scritto ciò? And it happens only by devotional practice. E lui descrive anche che può avvenire soltanto attraverso la pratica devozionale. You have no relation, it cannot possible. Se uno non ha relazione, non è possibile. What is the problem? We are practicing from 30 years, but we have no relation. Qual è il nostro problema? Che pratichiamo la Bhakti da 30 anni, ma ancora in realtà non siamo neanche relazionati. This relation makes us to be good. Però è soltanto la relazione che può farci entrare in intimità. To understand this thing. Per poter comprendere tutto ciò. We don't want to understand because we have not impersonal, no relation. Noi non possiamo comprendere perché siamo in uno stato impersonale, senza relazione. So if there is no relation, what is the devotion? Se quindi non c'è relazione, come possiamo parlare di devozione? Che cos'è la devozione? Without relation, any devotion can happen. Senza relazione possiamo essere capaci di compiere alcuna devozione? I don't see any. Non mi sembra che succeda da nessuna parte. I see that Jesus life, he had a relation with his father and he was son. Then he had a devotion for his father. Possiamo vedere nella vita di Gesù che lui è il figlio e si identifica come vedere suo padre, quindi è relazionato e di conseguenza agisce nella devozione. When he say himself first son, then he say father, because this is sarupamish. Per prima cosa lui si identifica di essere come il figlio e poi identifica il padre, perché per prima cosa c'è la svarupa vesh, la consapevolezza della propria svarupa. If there is no relation, there is no your identification. No devotion start. Se tu sei relazionato, se non sei relazionato in grado di identificarti in una relazione, allora la tua devozione neanche è ancora cominciata. Ti trovi soltanto in uno stato di pratica religiosa. E quello che facciamo in realtà è che stiamo soltanto perdendo tempo. If you don't want to waste your time, develop relation and devotion. In your spiritual consciousness. Se uno non vuole perdere tempo utile, allora dobbiamo fissare la nostra relazione, identificazione e sviluppare la coscienza della nostra forma spirituale. That is Svarupa. E il processo si chiama Svarupa. And Svarupa Siddhi. E Svarupa Siddhi. It's so merciful. Where you get like this. E lui ce l'ha spiegato in un modo così misericordioso, dove lo possiamo trovare. Sorry, I no read whole Bhagavad Gita, because where I read, I stop. Scusate, devo essere onesto, non ce la faccio a leggere tutta la Bhagavad Gita, perché qualsiasi cosa leggo mi ci soffermo. One day, Satyavrata is reading one sloka from Bhagavad Gita. Un giorno ero con Satyavrata e lui leggeva uno sloka della Bhagavad Gita. And Prabhupada said, if he's a Vaidhi Bhakta, he don't need to think for Bhagavad Gita. E Prabhupada in questo verso descrive, commenta che colui che è un Vaidhi Bhakta non deve pensare al riguardo della Raga Bhakti. Right or not? He's right or not? Who is a Vaidhi? Yes. Who has no? Can you remember that it's sloka? Can you repeat? Te lo ricordi? I want to keep it in my collection. Te lo ricordi? Lo voglio tenere nella mia collezione di sloka preferiti. Se te lo ricordi. Please, it's a beautiful collection. Non me lo ricordo. A memoria no, non me lo ricordo. My heart I cannot remember now. But you take the Bhagavad Gita and find it. Lo vuoi ricercare? Se prendi la Bhagavad Gita. Another can scusa.
magari ricercale, nel frattempo qualcuno fa le domande. I also nice okay. to meet with you. Satya Radha coming now. Satya Radha is always with me. He's my friend, best friend. Satya Radha è il mio miglior amico. You fight with me and he loves me. Mi litiga con me, però mi ama anche. Now your pension is fixed. Bring some gift for me. Adesso la tua pensione è fissa, sei pensionato, Doc, quindi mi devi portare un bel regalino. Please. Per some market is important. Va al mercato, compra qualcosa, un bel regalino. Roger. Yes. You are my friend, I say, and never said to others. Tu sei mio amico, quindi te lo posso chiedere in confidenza, non lo chiedo mai a nessun altro. Yes. Ok. Tu sei il mio benefattore. Well, wisher. Grande. Radha Gurudev, thank you. Thank you. Thank you. Any question? Radha. Any question? Any question? Altre domande? Jai Radha Radha Shridhar, Jai Gurudeva. Oh my! Gandava. Che vasti! Radha Radha Gurudev. Hi, my brother Vasi. Jai! Jaiho! I have a question. Yeah. Allora, a proposito, proprio su questo tema avevo una domanda, sul tema della Raganuga Bhakti e della Vaidhi Bhakti. E la mia domanda è questa. Leggevo nel Nettare della devozione di Srila Prabhupada, dove lui in modo abbastanza esplicito parla di queste due fasi della bhakti, della sadhana bhakti. La prima la chiama io regolata, l'altra parte prende il nome di Raganuga e designa lo stadio in cui, sempre osservando i principi regolatori, si manifesta un maggior attaccamento per Krishna. E fammi tradurre questo. Was reading Bhakti Rasamrita Sindhu, Nectar of Devotion, and the Prabhupada is explaining whose book is reading? Comments of Prabhupada. Rupa Goswami and Prabhupada's comments. So Prabhupada comments. So when it is explained about the two ways of bhakti, Vaidhi Bhakti and Raganuga Bhakti, Prabhupada comments that Vaidhi Bhakti means they're regulated way of bhakti, whereas Raganuga Bhakti means a bhakti that still follows the regulative principles, but a secret greed has awakened. It's regulated by the secret greed, but still follows the regulative principle. Not with the scripture. Secret greed. Lui, appunto, one thing, one regulated by the scripture. Sorry. And regulated by secret greed. There is two words. Quindi una pratica è quella che è regolata dalle scritture, che ci possiamo riferire alla Vaidhi Bhakti, mentre quella che è regolata o ispirata dal desiderio sacro, divino, che è la Raganuga. Understand? Who is really this Raganuga? But they believe in the scripture, they are by devotees. What does it mean? The scripture, base of the scripture. A belief is like belief, we all believe, but a scripture is meant for them. Okay. Shastra. Like I have no voice, so I will say 5,000 years back, Srimad Bhagavat is mentioned. Is a scripture. And in the 5,000 years, it was Gopi Maharaj is the highest Panchadhar, is the heart of Srimad Bhagavat. But what is that? Gopi Bhava.
So the scripture believing 5,000 years back, or you want to believe to Mahaprabhu? Two things. If you believe in the scriptures, you go back 5,000 years and you have to be up to Gopi Mahaprabhu. And Mahaprabhu come and his message is the subject of his coming is giving three conditions. What was that? To relish the mood of Radhika and to feel it, and that he want to give. Although he cover also with the Radha. What is the meaning of that? He become a student of Radhika. This is the message of Chaitanya Mahaprabhu. And he became himself Manjari. A student of Radhika is Manjari. What you want to practice? 5,000 years back, scripture, or you want to practice now, 500 years back, Mahaprabhu? Coloro che vengono regolati dalle scritture sono ad esempio quei praticanti che si basano sullo Srimad Bhagavatam che è stato pronunciato 5.000 anni fa. Nello Srimad Bhagavatam, il cuore dello Srimad Bhagavatam, i passatempi più elevati sono quelli di Vrindavana, nello specifico sono i passatempi della danza rasa. E il sentimento che possiamo trovare nella danza rasa è il Gopi Bhav. Si raggiunge fino a quel sentimento e viene spiegato che l'essere umano può raggiungere quello conosciuto fino a quel sentimento. Quindi questo è quello che viene definito negli Shastra, essere il sentimento, il Bhav più elevato che uno può sviluppare. Però noi abbiamo ricevuto e comparso Chaitanya Mahaprabhu 500 anni fa, il quale è venuto per poter gustare i sentimenti di Radharani, Krishna che ha preso rifugio in Radharani e si è anche ricoperto in Radharani per diventare un suo studente, per gustare i sentimenti di Radharani e condividere, predicare poi quei sentimenti per il beneficio degli altri attraverso i Goswami. Quindi coloro che... Goswami no, Mahaprabhu. Yeah, yeah, no, that he relish that feeling and then he share through the Goswami for us, for all of us, with it. And so, quindi, quelli che credono soltanto nelle scritture, negli Shastra, allora crederanno che il sentimento più elevato è quello del Gopi Bhav, descritto nello Srimad Bhagavatam, mentre coloro che seguono la via del sentimento, del vero Raga, allora crederanno in quello che ci ha portato Mahaprabhu. What do you want to practice? Che cosa vogliamo praticare noi? It depends on person to person. Dipende da persona a persona. Right? Giusto? How I can change if you don't want to realize that? Come posso cambiare? You have to greedy for that. Se uno non vuole gustarlo, uno deve essere desideroso di poterlo gustare. If you are not greedy, you will not get for that. Se uno non è desideroso, allora non potrà mai ottenerlo. I'm an old man. Io sono un uomo anziano. I will go soon. Presto me ne andrò. I'm ready to go. Sono pronto ad andare. Then who will talk in English to you? E quindi chi è che parlerà riguardo di queste cose in inglese? One thing. Shastra is telling. Vaidhi Bhakti is a foundation. I Shastra dicono che la Vaidhi Bhakti sono le fondamenta. And Raga Bhakti is the place we live. Mentre la Raga Bhakti è il luogo in cui viviamo, sopra le fondamenta. Somebody want to live in the foundation. C'è qualcuno che vuole vivere nelle fondamenta. Without toilet, without kitchen, without anything. Senza il bagno. Without roof. Senza la cucina, senza il tetto. How you can change them? E come puoi cambiarli se loro hanno piacere a vivere nelle fondamenta e basta? There are many gypsies. They want to stay in the foundation. Puoi vedere che ci sono molti zingari che vivono in dei palazzi in costruzione, nelle fondamenta.
And Bhagavati is living peacefully with the Raga Bhakta. With peaceful, he has no time for arranging anything. It's all set. Everything is set. Kitchen is set. You don't need to go to every day new restaurant. All is set. That's a flat. Flat means your kitchen is set, your toilet is set, your bedroom is set, your dining room is set, drawing room is set, everything is set. Only you have to be comfortable and keep your mind for divine meditation. This is Raganuga. Raganuga Bhakta è colui che vive nell'appartamento. Appartamento significa che c'è la cucina, la sala, il bagno, la sala per disegnare, l'artistica, l'appartamento completo, e quindi quello che vive nell'appartamento non deve andare a preoccuparsi ogni giorno di andare a mangiare da qualche parte. È rilassato in modo pacifico e quello che fa è semplicemente la meditazione verso il divino. But you see the gypsies, they only want to live in the foundation. They want to go toilet outside. They want to take bath outside. They have nothing. Only this is the goal of their life, how to do toilet and food. Però vedete, and some clothes. This is the goal. Degli zingari che vogliono proprio per scelta vivere soltanto nelle fondamenta, e quello che fanno è andare a fare la pipì fuori, ricercare il cibo, e questo è l'obiettivo della loro vita, mangiare e andare al bagno. They have no time to think, free, no time. E in realtà sono molto preoccupati per come sopravvivere, quindi non hanno tempo per pensare a come costruire, fare qualcosa. Just now you are talking that renouncement and no eating. These are nothing here. We eat many times. I eat many times. I fly in the business class. I born in the palace. when I was a child, I was changing every day new clothes. I cannot wear old clothes. Once I wear, I throw it. Like this. Proprio prima parlavi a riguardo del non mangiare, fare austerità, penitenze fortissime. In realtà non necessariamente serve fare tutto ciò. Io mangio bene, quando viaggiavo, mi compravano i biglietti di prima classe, sono nato in un palazzo, mi vestivo con ogni giorno un vestito diverso, ogni volta che lo usavo un vestito lo buttavo. 10 times they bring to eat to me. Mi portavano da mangiare per 10 volte. You will come only I will say to eat. Infatti anche qui quando vieni io vi dico di mangiare costantemente. What is meaning? Che significa? This is the love exchange. You live in your sarup and you see everyone is your saying we are all for one service. Ci sono degli scambi amorevoli quando è della propria svarupa, allora si sente uguali, uniti, un unico servizio. You have, so you water, you have to buy your water to drink. Se tu hai sentimenti, allora naturalmente chiedi agli altri di cosa hanno bisogno. Se vai in America, nessuno ti chiede niente, anche l'acqua nessuno te la offre, va a casa di qualcuno, te la devi andare a comprare. So, what is the meaning? Cosa significa? Feeling is there, so you ask. Se hai sentimenti, allora chiedi. And this feeling is the mercy of Radhika. E questi sentimenti sono la misericordia di Radhika. How to believe my words? When you go deep in the practice, then you can understand. You can listen to me and you have to practice it
and then he will be very involved. So beautiful thing I got it. Quando credere alle mie parole, soltanto ascoltandosi in questa pratica la deve realizzare, e dopo che l'avrà fatta allora rimarrà sorpreso e dirà: oh, che belle cose che ho ricevuto, adesso posso comprendere. Asu, Suniti is here. Asu, Udav, they are here. Share with them. Chiedi a Suniti e a Udava che sono qua per condividere con loro. And who has some realization, they can share you. Coloro che hanno delle realizzazioni possono condividere. Right. You have to come soon. Devi become sick. Brajavasi Uddhava, quando si è venuto l'ultima volta, appena si è arrivato, ti si è ammalato. My friends would have can share with you. Suniti can share with you. Ask them. See their deepness, realization. Fai delle domande, puoi vedere la profondità, realizzazioni di Uddhava, Suniti. I'm not alone. I'm learning from them. Non sono da solo. In realtà io stesso imparo da loro. All we are moving together. Tutti quanti ci stiamo muovendo insieme. You see, one person, his name is Balaram. Vedete, la persona, suo nome è Balaram. Right, Balaram? Giusto? You are Balaram. I recognize you. Yes, he's Balaram. Yeah, one day I was too much reading Jayavadharma. Un giorno stavo leggendo lo Jayavadharma. I and Jananda Maharaj, because he's a Pandit, I don't know much. So I'm learning from Jananda Maharaj and listening. One day, 2 days, 3 days, 4 days. I come for some time. One day he said to me, "What you are doing, Gurudev?" Translate. Un giorno stavo leggendo il Javadharma con Jayananda Maharaj, che lui è un grande pandit, e quindi stava spiegando lo Javadharma e io stavo ascoltando, perché non sono un pandit come lui, quindi stavo imparando. Abbiamo fatto un giorno, due giorni, tre giorni. Dopodiché Jayananda Maharaj mi ha detto: "Gurudev, cosa fai?" No. Allora. Balaram. This Balaram guy. Balaram. This Kanai Balaram. Yeah, sorry. Janamaraj also. Yeah, yeah. And he was also sitting, I was sitting. He said, "Gurudev, what you are doing?" C'è la Balaram, mi ha detto: "Gurudev, ma che fai?" I'm trying to learn. Gurudev ha detto: "Sto cercando di imparare lo Javadharma." He said, "One thing I want to ask to you. C'è una cosa che ti voglio chiedere. Bhagavad Gita, Krishna is not talking about Javadharma. Nella Bhagavad Gita Krishna non parla riguardo del Javadharma." But so melted, I was full of tears. What I'm doing, wasting my time in Namatic Dharma reading. Mi sono sciolto. Javadharma is small. And Namatic Dharma is big. We are always practicing Namatic Dharma, Nitya Dharma. What I am putting my mind in this? Krishna is straight type talking about Jaya Dharma in Bhagavad Gita. Why I deviate from there? Quindi io ho realizzato, mi sono commosso e mi sono sciolto, ho detto: perché sto sprecando tutto questo tempo meditando e pensando al Namitic Dharma? Costantemente sto facendo il Namitic Dharma, quello che voglio capire io è il Jaiva Dharma, e Krishna direttamente parla dello Jaiva Dharma nella Bhagavad Gita. What is Jaiva Dharma? Che cos'è lo Jaiva Dharma? To know yourself, constitutional position is the Jaiva Dharma. Quello di conoscere la propria posizione costituzionale, noi stessi. Right.
giusto? If not, then you are nemetic dharma, nitya dharma doing. Altrimenti siamo nel nemetic dharma, nitya dharma. Anitya dharma. Nemetic dharma. Anitya and nemetic. Altrimenti saremo nel nemetic e anitya. And this is big paragraph. E questo è un paragrafo molto grande dove viene spiegato. What I want to live, what I'm practicing for that. Io non devo praticare ciò che in realtà voglio lasciare. So he teach me. Quindi Balaram mi ha insegnato in questo episodio e io non me ne dimenticherò mai. So who said through the Balaram to me? My Gurudev said to me, why you don't believe in Krishna and not understand Jayavadharma? Quindi il mio Gurudeva stesso mi ha parlato attraverso di Balaram e mi ha detto: perché non credi in Krishna e perché non credi in quello che dice nello Jayavadharma, nella Bhagavad Gita, di quello che lui dice? You have a constitutional position, you have a sarupa, and now you want to know Jayavadharma? Tu hai la posizione costituzionale realizzata, la tua svarupa, adesso vuoi sapere riguardo dello Jayavadharma? What is happening to you? È una follia, cosa ti sta succedendo? So Balaram non said to me, my Gurudev said through him. Quindi non è che Balaram me l'ha detto, il mio Gurudeva che attraverso di Balaram me l'ha detto. He, this is the guy. Yeah. Yeah. The chosen one. Rajavasi Uddhav, I don't know if your question was, you finished your question or you were still asking. Sometimes I divert from the no, real life. But maybe we'll think that. So Rajavasi, you have to ask again if you, I cannot give your answer. I'm a little crazy. Oh, Uddhav is here. He will answer. Uddhavji, share something. Sì, Sridhar, scusa che si sente un po' male. Se puoi tradurre un attimo, per favore. Sì, no, Gurudev dice che, scusa se sono andato a finire da un altro argomento, quello che mi avevi chiesto, se vuoi ripetermi la tua domanda, quello che stavi chiedendo, e c'è anche Uddhava che ti può rispondere anche lui. No, no, anzi, grazie Gurudeva. Sicuramente la mia domanda era una domanda tecnica, mentale, mentre invece la risposta di Gurudeva ha dato un orizzonte di senso molto superiore a quello che era la mia domanda. My question was just to know some technical detail. Was a question just coming from the mind to satisfy the mind, while you gave the answer which covered actually all the full panorama sense of the subject. Thanks. Sometimes I don't understand the question also, and sometimes it's not coming to me answer also. Ogni tanto le domande per me non sono neanche molto chiare e delle volte neanche mi vengono le risposte. So I need help. Quindi ho bisogno del loro aiuto. I become a little crazy. I don't know when things are happening and when is what is happening, what happened. I forget everything. They make me mad. Jananda, Gaura Sundar, Siddhanta Maharaj, this Uddhav Maharaj and Suniti, all they become making me crazy. After some time, you have to. I'm useless. I'm totally useless. No, quello che mi è arrivato da
da quello che ha detto Gurudeva in questo momento è che tra Vaidi e Raganuga la differenza sta proprio nel nostro desiderio di essere in una o nell'altra. Come dire, più che un processo, come dire, tecnico e temporale, no? Perché qui Prabhupada lo presenta come un processo temporale, no? Tra le due cose. Invece adesso, no, sentiamo, penso che anche voi abbiate letto. Sì, non è che una cosa necessariamente la conseguenza dell'altra, ma è il nostro desiderio che ci fa scegliere, giusto? Dire questo. Sì, esatto, cioè non come dire, a volte noi rimaniamo imbrigliati, no, da questi tecnicismi, no, anche da questi aspetti temporali, ma in realtà, come dire, la bhakti è al di fuori dal tempo e dello spazio, quindi in realtà dipende da noi, insomma, fare quel passaggio. Non è, come dire, anche se gli shastra ci dicono delle cose, ci parlano di processi, di regole, eccetera, in realtà queste cose poi sono costruzioni alla fine mentali, no, della coscienza, del corpo che sta nel tempo e anche della mente, no, che è costretta da questi. Mi è arrivato questo, insomma. What it came to me in your answer, Gurudev, is actually regarding my question, that we can see that the Shastra, they try to explain what is the process in this case about Raganuga Bhakti, Vaidi Bhakti, and how one maybe can be manifested after the other. But actually, by listening to your answer, I feel that is our choice, is our desire that can make us either be in Rag or in Vaidi. Actually, I want to say, who make the shastra? Quello, voglio dire una cosa, chi è che ha creato gli shastra? Li ha scritti Vyasadeva. Vyasadeva is brought. And e chi è Vyasadeva? È un avatar di Krishna. And here Mahaprabhu not only Krishna Gam, Radha Krishna Gam. Quindi Vyasadeva è un avatar di Krishna, ma Mahaprabhu non è soltanto Krishna, è sia Radha che Krishna. So who is bigger? Quindi chi è più grande, più potente? Beh, noi scegliamo Mahaprabhu, cioè almeno scegliamo, ci stiamo provando. Which is Mahaprabhu. And that is Mahaprabhu. That is Shastra, what Mahaprabhu says, Shastra for us. Sadhu Shastra, Sadhu say, Mahaprabhu is Radha Krishna. Guru say, Mahaprabhu is Radha Krishna. That is Shastra, what Mahaprabhu said to me. Il Guru ci dice che Mahaprabhu sono Radha e Krishna insieme, quindi ciò che ha detto Mahaprabhu, ciò che ha portato Mahaprabhu per noi sono Shastra. Impersonalist, different, different thing. But who want to go in Mahaprabhu life, Mahaprabhu said that is the Shastra. Per gli impersonalisti loro prendono in riferimento altre cose, però per coloro che realmente vogliono seguire la via di Mahaprabhu, allora devono accettare che ciò che Mahaprabhu ha detto, ha portato, sono Shastra. Sadhu, Shastra, Guru Vakya. Guru Vakya, who only say about Radha, Krishna. That is Guru. To talk about himself is not guru. Il guru è colui che parla soltanto riguardo di Radha e Krishna. Quel guru che parla di se stesso, che vuole portare le persone a se stesso, allora non è vero guru. Today we are reading Srimad Bhagavat. Oggi stavamo leggendo lo Srimad Jayananda Maharaj verse. Lo Srimad Bhagavatam, e Jayananda Maharaj ci spiega cosa stavamo leggendo.
I'm learning from him. Io sto... I'm not a guru, you know? Io non sono un guru, sto imparando da lui. I also I'm learning from other devotee and also Gurudev, you know, of course. Anche io sto imparando dagli altri devoti e da Gurudev. So because Gurudev was showing us in the Bhagavatam every page is you know, like kind of like a Gita, like what did you say? I explain, read some line, and today, which canto, and we are reading today. Gurudev say any canto is okay. So Mahatmaji bring second canto, eighth canto, and I say second canto is a very nice subject, and especially we have read the third chapter, pure devotional service. The change in heart. Il secondo canto, terzo capitolo. Okay. Secondo canto, terzo capitolo. Il puro servizio devozionale, il cambio nel cuore. So Prabhupada is so great, like Bhagavad Gita. Always the relationship is written. Is? Is the relationship with the... Is? With Ishtadeva. Okay. E Prabhupada è così misericordioso che descrive anche qua la relazione con la propria Ishtadeva. Ok, I just want to read. Adesso leggo. Almost people are less intelligent. People in general is less intelligent. Prabhupada descrive che generalmente le persone non sono molto intelligenti. Because they have very little knowledge of spirit soul. Perché hanno molta poca conoscenza riguardo dell'anima spirituale. Almost all of them have a wrong conception of life. E quasi tutti quanti hanno una idea errata della vita. They identify themselves with gross and subtle material bodies. Perché si identificano con il corpo grossolano e sottile. Which they are not, in fact. Cosa che in realtà non sono. They may be situated in different high and low position in the estimation of human society. Loro possono essere anche posizionati in dei ruoli elevati o meno elevati nella società umana. But one should know definitely that unless one inquires about his own self beyond the body and mind, all his activity in human life are total failure. Però uno deve essere cosciente in realtà che a meno che non si ponga delle domande sul sé, tutte le attività che fa nella sua vita umana sono soltanto un fallimento. Therefore, out of thousands and thousands of men, one may inquire about his spirit self and just consult the divine scriptures like Vedanta Sutra, Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Quindi tra migliaia e migliaia di persone ce ne sarà soltanto uno che si porrà delle domande riguardo del sé e quindi vorrà consultare le sacre scritture come il Vedanta Sutra, Bhagavad Gita. The next sentence is very amazing. But in spite of reading and hearing such scriptures, unless one is in touch with realized spiritual master, he cannot actually realize the real nature of self. Nonostante uno venga a contatto con queste sacre scritture, a meno che non venga però in contatto con un'anima realizzata,
lui non può realizzare la vera natura del sé. So this is very interesting. Even though we may read many scriptures, Bhagavad Gita or Srimad Bhagavatam, etc. But unless we are in touch with the realized, self-realized spiritual master, we cannot go dive in this essence. Quindi noi possiamo conoscere tante scritture come la Bhagavad Gita, il Bhagavatam o altro, però a meno che non veniamo in contatto con l'associazione di un maestro spirituale autentico, non possiamo immergerci e realizzare la realizzazione del sé. So Prabhupada mentioned, he cannot actually realize the self nature of real, sorry, he cannot realize the real nature of self. Quindi prova a descrivere che uno non può realizzare la vera natura del sé. Oh, he did not mention Swarupa, but it's, I feel this meaning, you know. Yeah, self. We cannot realize Swarupa. Quindi il sé per noi è la realizzazione della nostra Swarupa. Atma dati. To realize Swarupa, we need help of self-realized spiritual master. Per realizzare la Svarupa abbiamo bisogno di un maestro spirituale autentico realizzato. So therefore Gurudev say, you know, usually we say sadhu, shastra, guru, bhagya, chitete, koriya aikya, or fridaya koriya aikya. But this sadhu is first thing, Gurudev say. Not shastra, sadhu, guru. No, sadhu, shastra, guru. So at first sadhu coming. Sadhu service shastra. Yes. So this. Huh? So what mentioned in the verse? No. Sadhu shastra guru. This is Narottam Prabhu. And Narottam is, I think, Prem Bhakti Chandra. So means, you know, sadhu, who is self-realized, can show us the essence of scripture. Which is for you. C'è una definizione di Narottam Das Thakur nel Pran Bhaktichandrika che lui definisce il sadhu, shastra e il guru essere uno soltanto. Però you want Krishna, he gives Ram Bhakti to you. Kali Bhakti to you. This is not a shastra. So Gurudev, this is also shastra. So Gurudev says, shastra say, you know, Kali Bhakti or you know many bhakti, different kind of bhakti. So if we just reading, we confused. Quindi il sadhu, viene menzionato il sadhu perché il sadhu è colui con cui veniamo a contatto per prima e lui ci dirige su quali sono gli shastra che fanno per noi, perché ci può essere la devozione a Shiva, Kali, tanti diversi tipi di divinità. Quindi il sadhu è colui che ci dirige nella nostra tendenza, su quello che noi vogliamo sviluppare. Because Purana also, you know, Sattvic Purana, Rajasic Purana, Tamasic Purana. Even though Bhagavatam is Shuddha Sattva Purana, still Gurudev saying, no, actually, Anandas Babaji saying, we can attain at most Mahabhava of the Gopi in Maharasa, Rasalila. Quindi le shastra possono essere non sotto l'influenza, ma possono spiegare la devozione che comunque sia si può trovare a seconda delle divinità nelle tre influenze della natura materiale, ignoranza, passione e virtù. Lo Srimad Bhagavatam viene definito essere nello Shuddha Sattva, nella pura virtù, però Anandadas Babaji spiega che nonostante sia Shuddha Sattva, il rasa, il bhava che viene definito nello Srimad Bhagavatam più elevato è quello della danza rasa, che è il gopi bhava. So Bhagavatam mentioned Braja Bhakti is highest. And among the devotees, gopi is highest. Il Bhagavatam descrive che i passatempi di Vrindavana sono i più elevati e tra i devoti di Vrindavana quelli più elevati sono le gopi. Indirectly say Radhika is the highest of devotee, highest, the most dear devotee of the Lord. E indirettamente dice che Radhika è
la devota più elevata del Signore. But the, not mentioned Manjari Bhava anywhere else in Bhagavatam. Però nel Bhagavatam non vediamo nessun tipo di descrizione a riguardo del Manjari Bhava. So therefore we need help of Chaitanya Charitamrita or follow up Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ecco perché abbiamo bisogno dell'aiuto della Chaitanya Charitamrita o degli scritti dei seguaci di Mahaprabhu. That is our Shastra. Yes. Questo è il nostro Shastra, Gurudev dice. There are four Puranas. Ci sono quattro Puranas. No, four Veda. Ci sono quattro Veda, 18 Purana. What is my Shastra? Quali sono i nostri Shastra? Cosa... Why not read Veda? Perché non leggiamo i Veda? Why not read Devi Purana? Perché non, non leggere il Devi Purana? Not our Shastra, right? Questo non è il nostro Shastra. So our Shastra is Mahaprabhu teaching. Il nostro Shastra sono gli insegnamenti di Mahaprabhu. Nobody can read. Però non tutti li leggono. Then dear Mahaprabhu teaching is Bhava Rasa Rasa. E il vero insegnamento è il Bhava Rasa Rasa. To become made servant of Srimati Radharani. Che è quello di diventare una servitrice di Radharani. So, and that's our scripture is Vilapakusmanjali. E in questo caso lo Shastra più attinente è il Vilapakusmanjali. Why? Perché? Because Vilapakusmanjali only written 1.2 to explain the Manjari's seva for Radhika. Only in Anandas Babaji. And only Anandas Babaji explanation. Altra espressione. Il Vilapa Sumangeli esclusivamente parla di come poter sviluppare il seva a Srimati Radharani nel sentimento della Manjari, e Gurudev dice però quello con i commenti di Ananta Das Babaji, non gli altri. Qui non I don't want to make your disciple to him. But honestly I say his book is very adequate. His realization can come only by his book. I suoi libri sono i commenti dei libri dei Goswami sono i più elevati e le realizzazioni possono venire attraverso i suoi libri, attraverso i suoi commenti. Uttamaji, jai Uttamaji. Radhe Radhe, jai Shri Radhe, jai Gurudev. It's quite a miracle, you know. This morning you read Srimad Bhagavatam and you find the answer to the question that Vrajvasi Uddhava asked 6 hours later. È stupefacente, vedi tu, questa mattina stavate leggendo lo Srimad Bhagavatam e avete trovato la risposta della domanda che Vrajvasi Uddhava ha fatto 6 ore dopo. We can only ask questions. We can, in our material lives, in our material existence as jivas, we can only ask questions and read shastras. Nella nostra posizione di jiva possiamo soltanto fare domande e leggere di shastra. But the purpose of our asking questions, the jiva dharma, the jiva dharma of our asking questions is to go beyond the mind, to go to the constitutional position. Il motivo perché noi facciamo delle domande è quello per cercare di comprendere, andare oltre la mente, per essere fissati nella nostra posizione costituzionale. This is a place beyond time, beyond questions and answers, because it's a place which is fully in the heart. Per raggiungere un luogo che è oltre la mente, dove non esistono domande, è il luogo che è nel cuore. So when our dear Gurudev says, I'm crazy, I'm not answering the question, I don't know what I'm saying. We must remember that our dear Gurudev is answering questions that we don't know how to ask with our minds. He's answering questions that are asked with the heart. Quando Gurudev dice io non so rispondere a queste domande, non comprendo le domande, non so neanche rispondere, sono un po' matto, in realtà dobbiamo capire che Gurudev ci risponde a delle domande che neanche stiamo facendo con la nostra mente ma che abbiamo nel cuore
e quindi lui le può percepire e ci dà la risposta a ciò che abbiamo nel cuore. If anybody's, they only sound crazy from the mind. If we listen with our heart from our constitutional position, then we just see the light of truth flowing from our Gurudev. Noi ascoltiamo con il cuore, con la coscienza della nostra posizione costituzionale, allora possiamo soltanto recepire l'amore in queste risposte che il nostro guru deve far fluire. Grazie. Jai Ho. Yeah, time, eh? Today is there. Jai Jai.